a te e a tutti i ciurmi e benvenuti a giocare in questo nuovissimo episodio su Finding Paradise. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 15 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua ritornati dopo che la scorsa volta ragazzi erano successe veramente tante cose strane. Io non voglio perdere più tempo a vedere cosa succederà adesso, perché Neil deve prendere delle pasticche, c'erano dei problemi con la macchina, Era rimasta dentro, Roxanne aveva scoperto che Neil stava macchinando qualcosa. Insomma, andiamo avanti ragazzi, perché io non vedo l'ora di vedere e di capire cosa diavolo stia succedendo. Per cui adesso andremo fuori, ci dirigeremo alla macchina per andare a prendere queste benedette pillole. Ok, andiamo Neil. Spero non succeda più nient'altro di troppo assurdo. Ecco, una chiamata. Ehi Eva, sto ancora lavorando alle... Neil, riesci a sentirmi? Sì? Pronto? C'è nessuno? Non lo sente? Sono qui, che c'è? Neil, se puoi sentirmi, ascoltami bene, credo che lei non sia... Eva? Oddio... sei ancora lì? Strano, devono esserci delle interferenze. Lo riparerò al mio ritorno. Neil, come fai a stare così tranquillo dopo che lei ha detto credo che lei non sia che cosa? Credo che lei non sia che cosa, ragazzi. Qua si aggiungono misteri su misteri. Maledizione! Noi non possiamo ancora capire niente. Non so che dire sul serio. Aspetta un attimo. Carina quella moto. Non mi dispiacerebbe averne una simile. Neil, io continuo a non capire. Piuttosto chiediti chi era quel tipo. Vabbè, può essere chiunque, per l'amore di Dio, però... Boh. Ancora. Eva, cosa è successo poco fa? No, sono Roxy, bambolo. Oh. Allora, come procede la ricerca? Perché sì, ci ricordiamo ragazzi che le avevamo chiesto di fare delle ricerche su Faye, su un probabile incidente aereo, che ci ricordiamo che Faye aveva chiesto a Colin di farle fare un volo, un ultimo volo nell'aeroporto. Per cui facciamo un respiro profondo e vediamo se hanno scoperto qualcosa. Ah, va tutto a meraviglia. Veramente, no, non va per niente a meraviglia. Beh, quello che vuole dire Rob è che dipende tutto dal punto di vista. Eh? Una domanda da sì o da no, nient'altro. È morta in un incidente aereo o no? Beh... Ecco la parte interessante. Dal suo fascicolo non risulta alcun incidente aereo. Ok, perciò di quello non devi preoccuparti. Cribbio, perché non l'hai detto subito? Bastava un semplice no. Beh, ci sarebbe dell'altro in realtà. Il punto è che non solo non c'è alcun incidente aereo, nel fascicolo non c'è proprio niente. In che senso? Per meglio dire, non c'è traccia di Faye in generale. Eh? Che? Nel senso, zero informazioni di dominio pubblico? No, nel senso di nessuna informazione. Da nessuna parte. Abbiamo controllato i registri pubblici nel loro complesso, i database con ID privato e addirittura...
Beh, persino un paio di posti ai quali tecnicamente non dovrei avere accesso. Eppure di lei non c'è alcuna traccia, né di morte, né tantomeno di nascita. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh! Oh! Quindi a meno che Colin non abbia una grave forma di amnesia. No, ho controllato. Ecco, quindi... Oh, scusa, mi è arrivata un'altra chiamata. Pronto? Ok, atto terzo, anche se era solo qua. Cioè, no, aspettate, raga, io non... Ehi, dove state andando voi due? Hanno chiamato dall'azienda, abbiamo un altro paziente in linea dall'altra parte della città. Già, dobbiamo farci un salto. Scusa, Neil. Chiamata notturna, eh? Avresti dovuto farmi un pisolino. Ormai ci siamo tutti abituati. Sembra che anche tu abbia il tuo bel da fare, eh? Sì. Se quello che abbiamo scoperto significa quel che credo, vi aspetta una serata difficile. Nella nostra esperienza, i pazienti in grado di fare cose simili tendono ad essere casi particolari. Ho letto il caso del paziente, comunque. Vuoi un consiglio? Beh, me lo darei ugualmente, quindi... Non conosco la vita di Colin nei dettagli, ma mi ricorda un nostro vecchio caso. Tieni a mente che rendere qualcuno felice non significa solo trovare le risposte, ma anche modellare le domande. A ogni modo, buona fortuna. Comunque, non credere di svignartela così facilmente. Dopo questo caso, hai un po' di cose da spiegarmi, giusto? E sarà proprio divertentissimo. Ci vediamo, non vedo l'ora. Oh, aspetta, mi è appena venuta in mente una cosa. Anche se non sono ancora certa del motivo, so benissimo che hai rimosso lo stabilizzatore della macchina. Ma dato che il subconscio del paziente è neuro collegato al processore del sistema, beh, spero che tu abbia un piano di riserva se riuscissi a superare il firewall monothread. Cioè, no, aspetta, allora... No, raga, cioè, di che stiamo parlando? Cioè, di che stiamo parlando che Fire non c'è, non esiste? Di che stiamo parlando? Ma che mi state a dire? Io sono allibita, ragazzi. Sono allibita. Non ho parole, per cui non perdiamo più tempo. Vediamo di tornare alla macchina, di trovare Eva, che non si sa perché non ci sentiva. C'erano interferenze. Io non so cosa diavolo sta succedendo. Non lo so. Aspetta, aspetta, vediamo se riusciamo a metterci in contatto con lei. Proviamo a chiamare. Stabilire comunicazione. Mi senti, Eva? Sto rientrando, sei ancora lì? Niente, ragazzi, Eva è sparita. Capisco come sia possibile. Sì, siamo pronti. Non lo so, a me tutta questa situazione mi sta mettendo angoscia. Un'angoscia indicibile, ragazzi. Non so manco che dire. Non so manco che dire. Come fa ad essere... Cioè, è tipo un amico immaginario. Che cos'è? Come fa? Come fa ad essere solo nella sua testa? Perché ha messo i puntini quella? Eva? Ma ci stava guardando o sbaglio? Meglio non provocare nulla prima di aver scoperto cosa sta succedendo. Dovrei prima trovare Eva. Beh, questo mi pare ovvio.
Oddio. Che c'è? Cos'amo? Il collegamento al crocevia mnemonico della sua linea temporale è stato sbloccato. Ah, ok. Anche se Eva non è più lì, sarà più facile cercarla in questo modo. Ah. Vabbè, se lo dici tu, entriamo, ragazzi. Io che ne so. Tanto non so di niente cosa sta succedendo qui. Mancava un collegamento mnemonico, ci ricordiamo, no? Ok, questi quindi sono tutti i ricordi che abbiamo costruito. Ah, eccoci. Qua ci dovrebbe stare Eva, immagino. Eva, sei qui? What the fuck? Tutti i ricordi di Colin che abbiamo collegato insieme fino ad ora. Eh sì, deve essere in uno di questi. Perché si è trasformato in uno spermatozoo verde? Sarebbe bello scoprirlo. Vediamo se è qua allora. Il vortice dell'anomalia che ci sta facendo rimbalzare. Direi che è vicino al ricordo dove ci eravamo fermati. Ok, quindi ruota i ricordi, che significa? Ci manca ancora un ricordo, meglio aspettare quando li avremo acchiappati tutti, ok? Per cui la cosa che ci rimane da fare è ricerca attività. Ah, ok, dipende. Ok, Eva non rilevata, quindi non è qua. Quindi dobbiamo cercarla in uno di questi ricordi, ragazzi. Ricerca attività non rilevata nemmeno qua. Dove potrà essere finita? Dove cavolo è? Vediamo. Non rilevata. Dove cavola ci sarà? Sei qua? No, nemmeno. Neanche qui. Qui? Vediamo. Nemmeno. Ci rimane questo. Deve essere per forza questo. Per forza. Non è nemmeno qua. Dov'è? Accidarboli, com'è possibile che sia all'interno della macchina ma non nei ricordi? Infatti, a meno che... Sistema, circoscrivi la posizione più recente di Eva. Ah, mizzica, si può fare? Ah, era qui allora, non si è mossa da qui. Beh, ovvio, il dannato triangolo delle Bermuda. Quindi non si è mossa dall'ultimo ricordo, ragazzi, in cui eravamo insieme. Si torna sulla scena del crimine. Ok. Quindi l'ultima volta è stata qua. E dove cavolo è? Questa qua ci guarda, ragazzi. Sistema, carica tutte le registrazioni locali disponibili. Ah, mizzica, si può fare. Beh, almeno ci aiutano. Vediamo. L'ultima volta dov'era? Ah, ok. Sto uscendo. Ok, qua è quando siamo andati via noi, ragazzi. Tienimi i documenti pronti. Aspetta, cosa? E ok. Vediamo dopo che ce ne siamo andati cosa ha fatto, dove è andata. Santa pannocchia! Perché quest'ultimo collegamento mnemonico è così difficile da trovare? E quell'idiota se la sta prendendo proprio comoda. Aspetta un attimo. Oddio. Ha scoperto qualcosa, ragazzi. Ricordate, ci ha chiamato, non abbiamo più sentito quello che ha detto. Ok. Hai un computer a portata di mano? Bene, controlleresti gli archivi su file, specialmente a proposito di eventuali incidenti aerei. Questo è quando ci ha chiesto di controllare, ok? Di fare una ricerca. Voglio solo escluderne la possibilità. Andiamo dopo, è stata l'ultima volta che l'abbiamo sentita. Neil, riesci a sentirmi? Pronto, c'è nessuno? Questo è quando ci ha chiamato. Neil, se riesci a sentirmi, ascoltami bene, credo che... L'aveva scoperto. Credo che lei non sia reale. Guardatela, guardatela. Lei è solo nella sua testa e sta succedendo qualcosa di strano. Pronto, di qualcosa. Oddio, 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 no, raga, oddio, questi mo che fine hanno fatto? Oddio, che sta succedendo? Sta collassando tutto? Oddio, che c'è? Cosa diavolo sta succedendo? Che cavolo?
fai? Tu? Oh mio Dio. Cosa hai fatto ad Eva? Oddio! Oddio! Oh! Oddio, non mi fa mettere in pausa, Romy! Ma che cavolo è? Io non pensavo potesse avere risvolti horror, ragazzi, ve lo giuro! Mi sono cagato addosso! Mi sto cagando addosso! Oh mio Dio! Dannazione, questo non è nemmeno lontanamente il genere di paziente per cui ho firmato! Ah, oddio, lasciami in pace! Cosa vuoi? Ecco! Andatevene. Non possiamo andarcene, questo è il nostro lavoro! Colin ha firmato perché noi fossimo qui. Ha cambiato idea. Andatevene, questo non è il vostro posto. Oddio, raga, oddio, oddio. D'accordo. Vuoi fare sul serio? Oh, Gesù. Facciamo dannatamente sul serio. Che cavolo? Avrei pure il subconscio del paziente, ma io sono ancora l'amministratore di questo mondo. Non avrei mai pensato di dover arrivare a questo, ma non mi lascia altra scelta, oddio. Spero non sia una delle sue cacate. È il momento di mostrarti il mio vero potere. Questa interfaccia a controllo gestuale è stata una pessima idea. Era rosso. No, 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 no. What the fuck? No, no. No, no, raga, no. No, non sto credendo a quello che vedo. No, dai. Dai, non ci credo. Addirittura. No, raga, è pazzesco. Ma cos'è? Dai. Uppa. Ma dai. Ah, oddio, raga. Non ci credo! Se fa ridere! Ma sul serio, non sul serio! Se credi che ti mostrerò pietà, ti sbagli di grosso! Arrenditi ora! Oh Gesù, Giuseppe e Maria! È stato tutto totalmente inutile. Andate via, per favore. Ce l'ha lei l'ultimo collegamento mnemonico, ragazzi. Cioè, t'ha fatto fuori con una pallina. Acciderboli, io direi un'altra roba. Di certo non è per questo che ho progettato quella backdoor. Suppongo che perfino il mio codice abbia bisogno di test prima di essere usato. Ah, che diamine è successo a Eva? Devo arrivare in fondo a questa faccenda. Ok, abbiamo ricevuto una nota su Fire, ragazzi, siamo rientrati in gioco. Vediamo la nota. Non è esattamente la ragazza del balcone accanto. Direi di no. Direi di no. Che cosa possiamo fare allora? Questo sembra piuttosto in basso nella lista delle priorità al momento. Allora che facciamo? Dove andiamo? Cioè,
qualunque istanza di Colin dovrebbe riportarmi al crocevia mnemonico. Ok, per cui dobbiamo tornare lì al crocevia. Vediamo un po'. Sì, entriamo. Comunque ragazzi, cioè vi giuro che io sono totalmente allibita da tutto quello che è successo. Totalmente, togliendo la trasformazione di Neil, tutto il resto io sono scioccata, vi giuro. Sistema, circoscrivi le posizioni di attività mentale sospetta. Dovunque praticamente. Ecco qua. Praticamente dovunque, infatti. È da tutte le parti. Da dove iniziare? Beh, dire che da tutte le parti sì, voglio dire. Cioè, se è nella sua mente, è dovunque nella sua mente. Mi pare ovvio. Vediamo un po' attraversa. Cosa dovremmo fare? Non capisco. Dobbiamo tipo cercarla, boh. E qui da qualche parte. Sistema, disabilita l'interattività di tutti i non operatori, Colin incluso. Ok, e quindi interattività disattivata. È questa, è lei. Eri tu che passavi di qui, vero? Non sono più affari tuoi. Ma che cavolo? Ma che... Cos'è questo posto? Dimmelo tu. Cosa? Aspetta un momento. Questa è la mia interfaccia incompleta. Come fai ad essere qui? E dov'è Eva? Perché dovrei dirtelo? Volevate rimuovermi dei ricordi di Colin? Non volevamo per forza. Siete qui per fare il vostro lavoro, sbaglio? L'avete detto voi stessi che avreste iniziato da me e sareste andati avanti da lì. L'abbiamo detto solo perché non sapevamo che potessi sentirci. Aspetta, mi sono espresso male. Ma ascolta, devi credermi, sto dalla parte del paziente, non del contratto. Questo è solo un malinteso. Vogliamo solo il meglio per Colin e tu potresti collaborare con noi perché ciò accada. Ah, una proposta allettante. Sarebbe bello se fosse effettivamente così. Ma io dovrei crederti? Beh, vediamo. No! Oh, oh! Accesso al ricordo corrente negato. Inizio riavvio rialzato. Ehi, aspetta, io sono l'amministratore. Oh mio Dio, raga. Dannazione, il mio stesso sistema è appena scappato con la stramaledetta amica immaginaria del mio paziente. Cioè, raga, è tutto dannatamente allucinante. Cioè, ci rendiamo conto? C'è che una persona totalmente immaginaria all'interno della testa di Colin si sta impadronendo della testa di Colin, cioè dei ricordi di Colin, di tutto, della sua vita praticamente, cioè questa che non esiste nemmeno. Io vi giuro raga che nella mia vita non mi sarei mai, ma proprio mai aspettato un risvolto del genere, mai nella mia vita. Vabbè raga, allora, direi che lascerei la fase finale, perché suppongo che sarà la fase finale, per la prossima volta, perché voglio lasciare alto l'hype sia in me che in voi. Per cui ditemi ragazzi voi come avete reagito, se avete giocato al gioco, comunque come avete reagito a quello che è successo, perché io penso rimarrò sconvolta almeno per tutto il resto della giornata. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e obdosh a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link nei miei social, i link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.